Arnaldo Finazzi dell'azienda De Favri. Buongiorno Arnaldo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Direi un inizio stamattina, almeno parte nostra, ma c'è un bel movimento, è sempre una gran bella fiera questa. Scoppiettante perché già abbiamo avuto alle 10 l'intervento dell'architetto Apostoli, alle 11 l'intervento dell'architetto Scanavacca. Adesso passiamo, come dire, a quello che è un intervento tecnico, no? Parleremo di argomenti che hanno a che fare sicuramente con il recupero della casa, come dire, inteso come ristrutturazione da un punto di vista energetico efficiente e la risoluzione di alcune problematiche. Quindi è un qualcosa di molto importante. Io ricordo sempre, quando ci colleghiamo, che sono molto contento, De Favri, insieme ad altre tre aziende, è main sponsor di non solo della pubblicazione, ma anche della mostra multimediale di architettura che è presente all'interno di Climahouse 2016 qui a Fiera Bolzano. Noi siamo Galleria -1 allo stand G22F, dove sono stati raccolti 202 progetti di ristrutturazione edilizia, edifici legno e oggetti e interventi di design pubblicati sui tre portali Ristrutturare un Web, Legno Web e Design Web nel 2015. Abbiamo ben collaborato quindi per un anno con l'azienda De Favri e sono stati, come dire, entusiasti nell'appoggiare, come dire, questo evento che ha avuto il patrocinio, ricordo, di 59 ordini professionali tra architetti e ingegneri, che non sono pochi, non sono pochi assolutamente. Tra l'altro voi parlavamo prima anche di Climahouse Toscana, ci vedremo sicuramente anche Climahouse Sicuramente. Toscana, quindi tante iniziative. Bene, io direi di iniziare un po' parlando appunto di quella che è appunto l'azienda De Favri e quelli che sono gli argomenti e sistemi proposti all'interno della Fiera Climahouse. Anzitutto io direi, Arnaldo, parlaci un attimo di te, c'è chi già ti ha sentito a Como Casa Clima, se ci vuoi dare due indicazioni anche della tua figura all'interno dell'azienda De Favri e poi parleremo un po' dei sistemi che proponete. Allora, grazie. Io occupo la figura di agente sulla zona della Lombardia, collaboro con De Favri ormai da 10 anni, anche se quando gli anni sono tanti non è così positivo il fatto di ricordarli, però Diciamo come nei matrimoni, no? Dopo un po' di tempo uno dice: ma marito e moglie, insomma, però dai, c'è no, anche però una ecco, buona almeno c'è convivenza. quantomeno quel risvolto, insomma, ci Risvolto lì. troviamo bene ancora nonostante siano Bene, passati bene. 10 anni. Quindi mi occupo fondamentalmente da questo, ho vissuto in pieno l'evoluzione del mondo del controtelaio, che De Favri, voglio dire, ha sempre interpretato anche negli anni passati, e ho vissuto proprio tutto il cambiamento che poi ha concorso a rendere questi edifici sempre più prestazionali e a risolvere i vari Cioè, hai problemi che vissuto poi veramente il il passaggio passaggio, dal, sì, come dire, una agli fase edifici tra. generazionale in È sostanza. veramente, cioè, come dire, mi ricordo dei favolosi anni 80 e 90, ma Esatto. qui no, si va veramente oltre, no? Esatto. Bene, bene. E quindi ho vissuto questi cambiamenti qui, poi l'approdo a una manifestazione importante come può essere Casa Clima, perché comunque sia Certo. è un po' l'artefice di questa visione dell'edificio performante, quindi è importante essere a questa fiera proprio perché chi viene poi cerca e ricerca un qualcosa che dia queste prestazioni, quindi è una cosa molto positiva. E come tutti gli anni cerchiamo sempre di proporre un qualcosa di nuovo, di innovativo per il mercato, proprio perché le esigenze del costruire sono tante, i sistemi poi per esempio di oscuramento degli edifici sono comunque negli anni aumentati con alcune soluzioni anche molto Certo. particolari, per cui ogni anno cerchiamo di togliere dal cilindro qualcosa di nuovo Che in è sostanza. importante, nel senso, poi alla fine, diciamo, oltre che da un punto di vista, chiaramente c'è anche una base commerciale, eccetera, perché chiaramente un'azienda deve proporre sempre qualcosa di nuovo, c'è anche, secondo me, ed è fondamentale, quella che è la richiesta del progettista, dei progettisti che chiedono chiaramente sempre qualcosa di più performante, qualcosa di nuovo, e lì secondo me è molto importante la figura dell'azienda che ha in sé il know-how effettivo per, come dire, ricercare, sviluppare prodotti, sviluppare sistemi che rispondano a quelle che sono le richieste dei progettisti e dei committenti, no? Quindi secondo me la figura dell'azienda è fondamentale e poi chiaramente una fiera tecnica come Climahouse, Casa Clima, eccetera, deve
diventa proprio un momento in cui uno, come dire, tira le fila di un anno e parte con quello che è il nuovo anno, no? Quindi, assolutamente. Parlavamo prima no, degli edifici prestanti, degli edifici oggi energeticamente hanno raggiunto livelli incredibili, si spende veramente poco per in quelli che sono gli edifici in cui poi si interviene come nuova costruzione o ristrutturandoli, si spende sostanzialmente poco rispetto a un tempo per quanto riguarda il riscaldamento dell'edificio, però creare edifici energeticamente, come dire, prestanti, vanno calibrate alcune cose. Esatto. Ecco, su questo ci puoi dare delle indicazioni anche sul sistema che adesso state proponendo, come dire, in anteprima qua al Climahouse 2016? Allora, noi in sostanza presentiamo una rivisitazione di quella che è un prodotto che già l'anno scorso noi abbiamo presentato e per cui abbiamo ricevuto anche un premio dall'Agenzia Casa Clima, che è il concetto di VMC, cioè di ventilazione meccanica controllata, integrata a quello che è il controtelaio. L'aspetto di questa scelta di integrare la ventilazione meccanica all'interno di un controtelaio nasce fondamentalmente dall'esigenza di rendere localizzato l'impianto, mm-hmm. cioè quindi di non fare degli impianti centralizzati, perché non sempre poi è possibile comunque poterli applicare, certo. E poi anche per un discorso di oneri di manutenzione che diventano importanti in un impianto centralizzato, si è pensato di utilizzare di integrare nel foro finestra questo concetto di ventilazione meccanica controllata, perché fondamentalmente, se è vero da un lato che abbiamo ottenuto degli enormi risultati in termini prestazionali, come dicevi giustamente tu prima, in senso di risparmio economico per poter riscaldare questi alloggi, quindi sono più prestazionali sotto questo punto di vista, il contraltare è che il fruitore dell'alloggio deve imparare a utilizzare l'alloggio in un modo certo. Rispetto a prima. E come, permettimi questo parallelo, è veramente come utilizzare, è stato un salto generazionale, è come acquistare, non so, una 126 un tempo e oggi acquisti una macchina in cui nel libretto di uso e manutenzione, no, ci sono vari sistemi che devi utilizzare e devi sapere anche come utilizzare. Esattamente la casa allo stesso modo, oggi vivere in una casa contemporanea, quindi con determinati sistemi, va saputa anche utilizzare. Ma va saputa anche utilizzare. Allora, io faccio sempre un parallelo quando parlo con i clienti che giornalmente incontro. È un po' come il condizionamento sull'autovettura. Una volta non c'era assolutamente niente, oggi abbiamo macchine molto più insonorizzate rispetto a prima, però se non è in funzione costantemente l'impianto e di climatizzazione, in realtà hai i vetri della macchina completamente appannati e non ci vedi niente. Questo è un, certo, dà è già un un'idea. Po' un parallelo con quello che succede. Cioè, avevo prima la macchina piena di spifferi, mi entravano dovunque, è chiaro che l'aria entrava, adesso esatto. È certo. Quello e quindi la stessa cosa è stata applicata, cioè adesso con le debite proporzioni, certo. Però dando un concetto generale, è stata applicata poi al discorso degli edifici. Quindi l'integrazione di questa ventilazione meccanica, che può avvenire fondamentalmente in due posizioni diverse, o viene messa sotto il davanzale della casa. Quindi stiamo vedendo adesso questa immagine, esatto. Come dire, l'esterno della casa. Che è l'esterno, quindi, della casa. Dove, quindi, anche esteticamente, cioè, è un qualcosa che incide, diciamo, in maniera molto, molto leggera, piccolo, molto leggero. Okay. Anche perché esternamente ho le due bocchette, una di ingresso dell'aria e una dove viene espulsa l'aria dall'interno dell'alloggio. Certo. Fondamentalmente, rispetto alla versione precedente, il lato esterno non è cambiato molto, che è questo esatto, che stiamo vedendo, è cambiato molto invece quello che è il lato interno. Perché? Perché comunque siamo italiani, questo è un po' un orgoglio anche nostro, il Made in Italy è una cosa che forse un po' meno in Italia, ma all'estero viene molto apprezzato, curiamo molto anche l'aspetto del design e quindi rispetto alla presentazione fatta l'anno scorso di una cover esteticamente che poteva essere più o meno bella, sì. Quest'anno abbiamo cercato invece di curare il dettaglio della cover interna, quindi di poterla rendere rasoparete, di poter inserire dei LED, cioè abbiamo cercato di dargli anche il gusto italiano, certo, per l'estetica, a questo prodotto. Molto spesso poi, siccome si lavora con infissi a filo muro interno, molte volte si cerca la complementarità dell'infisso con la muratura e roba del genere, ci sembrava giusto che la chiusura del cerchio fosse anche quella di avere una VMC che integrasse
anche l'aspetto estetico oltre l'aspetto funzionale. Molto interessante questo aspetto, anche perché effettivamente prima, proprio con i due progettisti con cui abbiamo parlato prima, l'aspetto poi che poi viene fuori, qual è proprio la cura del dettaglio che viene apprezzata, e il Made in Italy viene portato avanti dai progettisti, e chiaramente poi voi in qualità di aziende dovete seguire questo, quindi questo è un naturale, come dire, prosecuzione sì. Di quello è stato presentato l'anno scorso. Esattamente, allora questo è un po' la filosofia che poi che ha De Faveri, cioè non cerca mai di imporre delle soluzioni dall'alto, roba del genere, sarebbe anche abbastanza stupido farlo, ma si cerca dalla collaborazione costante di tutti i giorni con la clientela o con i vari progettisti di poi far nostre tutte queste serie di idee e cercare di accontentarne il più possibile. È logico che non puoi trovare soluzioni che mettono d'accordo tutti, però quantomeno di dare un indirizzo per risolvere quello che era l'aspetto estetico, che era un po' l'aspetto negativo di questi impianti. Certo. Da un punto di vista funzionale, ecco, un sistema di questo tipo mi viene in mente, non so, alimentazione, piuttosto che questo è un sistema, come dire, non centralizzato, no? Un sistema non è puntuale. Centralizzato, è localizzato. Localizzato, quindi se ci vuoi dare delle indicazioni, quindi aspetti positivi, in che cosa differisce, diciamo, rispetto a un sistema centralizzato e un sistema di questo tipo, che cosa permette invece chiaramente di risolvere l'aspetto, come dire, positivo rispetto ad altri sistemi. Ecco, guarda, ti dico, fondamentalmente il grosso vantaggio è fondamentalmente la manutenzione, perché quindi io accedere alla VMC è sufficiente togliere la cover e pulire quelli che sono i due filtri, uno può essere lavato, l'altro è sufficiente venga aspirato con un aspirapolvere normale, poi annualmente andrebbero comunque sia sostituiti. Ok. Quindi sicuramente quello. L'altro aspetto è che, soprattutto in un mondo dove la ristrutturazione dell'edificio è comunque sia una fetta molto importante, andare ad introdurre questa in una ristrutturazione questo tipo di macchinario è un po' più semplice che non canalizzare perché lì porterebbe problemi, non so, contro soffitti, cioè comunque creerebbe qualche tipo di problema. La macchina poi funziona fondamentalmente con 5 velocità diverse, sì. Allora ha un consumo dai 4 kW ai 25, mm-hmm. ai 21, adesso come... Ok, come diciamo range di utilizzo sulle 5 velocità, ha un vantaggio. Il vantaggio fondamentale, è quello che abbiamo puntato molto, è quella di non avere necessità di uno scarico condensa. Cioè, o meglio, siccome lo scambio in dubbio tra l'aria fredda che entra dall'esterno dell'alloggio e l'aria calda che esce, cercando di scambiare, quindi di non disperdere tutto il calore che ho in casa, questo scambio genera comunque sia un problema di condensa oggettivamente. Noi abbiamo con questa macchina la possibilità di avere questo scambio fino a un massimo del 70%, non avendo però il vincolo di avere uno scarico della condensa. Quindi la macchina può essere inserita senza avere un tubicino che porti all'esterno dell'alloggio, ecco. Anche questo discorso della condensa. Che questo è un aspetto, diciamo, nella ristrutturazione diventa logisticamente importante, un aspetto molto importante. Molto importante. Poi noi la rappresentiamo sempre sul davanzale della finestra, come si vedono poi nelle immagini che abbiamo. Poi può essere, giustamente, se io ho un'abitazione dove ho solo portafinestre, può essere montata sul fianco della portafinestra, e quindi si può tranquillamente montare in una soluzione o sotto il davanzale, chiaramente portafinestra, sì. a fianco della portafinestra. Esatto. Quindi eventualmente i comandi delle velocità, ecco, da capire. Allora dove c'è sono... un telecomando, okay. In sostanza, sì. Quindi per poter eseguire l'accensione, lo spegnimento e quindi poi anche regolare la velocità. A velocità 4 c'è circa uno scambio di 35 metri cubi ora, mm-hmm. Cioè quindi uno scambio decisamente importante, anche se il concetto base di questa VMC è che non conta molto il fatto che io faccia funzionare la macchina per un'ora a massima velocità,
sarebbe molto più opportuno che la macchina girasse tutto il giorno. Magari cioè, chiaramente la velocità più bassa, però girasse, però di avere un continuo ricambio. Questo vorrebbe dire avere comunque sia un'area interna all'alloggio molto più pulita, molto più salubre. Poi logicamente dipende molto dall'utilizzo che si fa dall'alloggio, perché un ufficio piuttosto che una scuola è indubbio che ha un'affluenza di pubblico, di persone rispetto al residenziale, residenziale che magari è abitato soltanto la sera piuttosto che nel assolutamente. Direi che secondo me poi diventa importante, e chiaramente voi siete partiti da quello che è la tradizione dei Favre, da quello appunto del sistema serramento, quindi la risoluzione poi chiaramente anche di quello che è il ponte termico creato all'interno del serramento, a integrarlo poi con questa soluzione. Quindi praticamente il pacchetto, come dire, è chiuso adesso, è chiuso, esattamente. E abbiamo lavorato anche per avere un sistema che fosse integrabile con tutti i sistemi che noi utilizziamo, non di dover per forza fare una scelta o che la OMC vincolasse poi la scelta. Quindi qualsiasi prodotto De Favri è integrabile con questo concetto di OMC, proprio perché le tipologie costruttive, ma anche i vari sistemi oscuranti, piuttosto che le tipologie di muratura che ci sono sul mercato, sono talmente diverse che sarebbe stato impossibile pensare di avere un prodotto standardizzato per questo discorso UMC. Quindi l'abbiamo resa integrabile praticamente su tutte le soluzioni a catalogo di De Favri. Bene, chiaramente io poi ricordo che per tutti i progettisti, o comunque anche quelli che sono gli utenti interessati ad avere maggiori informazioni, chiaramente progettisti magari al dimensionamento, cioè all'interno di un intervento di ristrutturazione, quante macchine devo mettere per una stanza, in quali punti, o magari più finestre, quindi su quello chiaramente c'è il vostro ufficio tecnico, riferimento, quindi De Favri, potete trovare questo riferimento all'interno, i riferimenti all'interno di ristrutturare on web, andando sul sito defavri.it, quindi i numeri di telefono, e tutte le varie indicazioni per avere maggiori indicazioni o confermi, chiaramente. Io direi grazie a Finazzi, Arnaldo Finazzi, che come dire, ci ha accompagnato in questo percorso in cui abbiamo parlato di ventilazione controllata nel recupero edilizio. Vi ricordo chiaramente che avremo il piacere di parlare ancora con Arnaldo Finazzi nella giornata del 30, esattamente alle 16. In questo caso però parleremo della risoluzione dei ponti termici, che è chiaramente l'altro lato della medaglia, no? Abbiamo parlato adesso del sistema di ventilazione, invece quell'altro sistema, che è il sistema un po' più tradizionale, un po' più storico, diciamo, di De Favri, però se ci sono tante soluzioni proposte, affronteremo nel dettaglio queste soluzioni da poter utilizzare all'interno della ristrutturazione. Esattamente. Quindi io direi grazie mille, vi ricordo chiaramente che potete venire a trovarci all'interno quindi della fiera Climahouse 2016, Climahouse Bolzano. De Favri è uno dei quattro main sponsor che ha, come dire, sponsorizzato quella che è la mostra multimediale di architettura, quindi io vi ricordo che potete fare un bel giro, e in questo giro noi siamo al punto Galleria -1, stand G22F, vi ricordo che De Favri è praticamente, siamo vicinissimi, potete trovarli, potete trovare De Favri e quindi parlare eventualmente anche con Arnaldo Finazzi dei temi che abbiamo sviluppato allo stand B0632, quindi nel padiglione B. Che dire di altro? Venite a ritirare il catalogo, il libro omaggio della mostra, e buona continuazione della fiera. Buona continuazione, perché siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio, e ne vedremo delle belle. Grazie a te per la gentilezza. Fa molto, De Favri è sicuramente molto contento di aver aderito in qualità di sponsor per questa realizzazione qui, perché è importante anche l'aspetto poi di continuamente di informare assolutamente, guarda, ed è una riprova poi del particolare, come dire, interesse, no, che rivestono argomentazioni tecniche come quella di cui abbiamo appena parlato, anche il patrocinio che abbiamo ricevuto da 59 ordini professionali, a riprova comunque della direzione percorsa, appunto, noi in qualità di editori, voi in qualità di azienda
nello sviluppo di sempre nuove tecnologie e sistemi, che è il percorso giusto, certo, che è la strada giusta, che è quella che interessa ai progettisti. Quindi direi, sull'onda di questo, direi buona continuazione. Ci vediamo allora noi sabato alle 16, alle abbiamo 16. Detto, e invece il prossimo appuntamento, vi ricordo, noi lo abbiamo alle 15, in cui parleremo con l'architetto Rodolfo Zancan dell'Ordine degli Architetti della provincia di Bolzano. Quindi bene, alla prossima. Grazie. Ciao, mille. Grazie. Ciao.